Renato Junior, ragazzi, mi ha costretto a venire qui. Ci sono munito di Molotov e di Tanica e ho intenzione di dare fuoco. Ti devi mettere fuoco immediatamente. Renato non è un criminale come sua figlia. Bravo, invece. Oddio, no, no, guarda, non è come sembra. Renato Junior, è arrivato Ibrahimovic. Non l'avrei mica picchiata, brutto infame, vero? Premo fuoco all'auto di Ibrahimovic. Siete pronti, ragazzi? Oddio, Tom. No, non ci credo, ragazzi, questa non è Jasmine. Non è Jasmine, ragazzi, è pazza. Ma no. Pagliacci e pagliacce, qua è Megozzo e benvenuti tutti quanti in questo nuovissimo video della GTA 5 mod vita reale da calciatore, che spero, ragazzi, che continuerete a seguire per il resto della vostra vita, dato che è la serie più bella che forse io abbia mai fatto. Comunque, allora, in questo episodio, attenzione, ragazzi, due colpi di scena. Sì, esatto, due, che ovviamente non vi dico, ma forse avete anche capito dalla intro. Per cui guardate il video fino alla fine, perché alla fine vi farò una domanda molto molto importante. Ovviamente potranno rispondermi solo chi ha guardato il video. Quindi, siccome è una domanda molto importante, ragazzi, mi raccomando, guardate il video tutto per intero, perché ci saranno delle sorprese durante questo video, ve lo dico. Forse non tutti di voi se lo immagineranno, ma ragazzi, ci saranno delle grandi sorprese. Quindi, merita. Allora, prima di passare il video, ragazzi, come sempre saluto due di voi su Instagram. Saluto Lorenzole06 che mi scrive: grande bro, continua così, sei il mio youtuber preferito. Grazie Lorenzo, sono contento di esserlo, bella la casa, e spero di esserlo anche per voi che mi state a guardare dall'altro lato. Yo! E saluto anche Cristian Baside che mi scrive: ciao Mega, mi puoi salutare? Vedo tutti i giorni i tuoi video e non mi perdo neanche una puntata. Ti prego, mi puoi salutare, rialetto. E secondo te posso dire di no, ragazzi? Secondo voi, a uno che ha visto tutte le puntate, a uno che ha visto tutti gli episodi? Che poi quanti episodi ho fatto? Non me lo ricordo nemmeno io, sono tantissimi. Quindi comunque ciao, bella, e ti saluto. Io ovviamente, ragazzi, vi ricordo, se che volete parlare con me in direct, vedere gli spoiler dei prossimi video e se siete salutati da me, trovate il mio Instagram qui e in descrizione. Quindi mi raccomando, passateci due minuti, venitemi a seguire, mettete mi piace, commentate, tutto quello che volete. Però, ragazzi, mi raccomando, 5 secondi, passateci, che sapete che ci tengo particolarmente. Direi che ci siamo, vi do il benvenuto su questo video straepico, ragazzi, perché io in realtà avrei voluto chiamare questo video Cristiano Ronaldo commette la sua vera e propria pazzia, perché forse non molti hanno visto dove siamo e forse nessuno ha capito principalmente cosa stiamo per fare, perché, ragazzi, avete ragione, non vi ho detto niente di dove stiamo andando e soprattutto della cosa illegale che stiamo per fare. Ma, ragazzi, siccome vi ho già detto che succederanno particolari colpi di scena e tutto il resto, ragazzi, ho deciso di chiamare il video in un altro modo. Comunque, nascondiamoci qui perché dobbiamo essere sicuri che non ci sia nessuno. E adesso, ragazzi, vi spiego dove siamo, perché forse alcuni hanno già capito di chi è questa casa e che cosa stiamo per fare. Voi ricordate comunque dagli episodi passati, Ibrahimovic, ragazzi, ci ha tradito. Ibrahimovic si è fatta nostra moglie, ecco. E per dirvela bene, io volevo vendetta. Infatti Ronaldo Junior, ragazzi, mi ha costretto a venire qui. Cioè mi ha convinto, in poche parole, a vendicarmi, perché non voglio in una maniera più assoluta che Ronaldo Junior lo faccia ancora un'altra volta. Perché, ragazzi, Ronaldo Junior, secondo me, secondo anche il parere del nostro Ronaldo, ha già combinato troppi guai. Quindi sì, esattamente, ragazzi, mi sono munito di Molotov e di Tanica e ho intenzione di dare fuoco. Però, ragazzi, sono un po' frustrato ancora, cioè devo essere sicuro che non ci sia nessuno. Sembra non ci sia nessuno. Insomma, ragazzi, Ronaldo Junior mi ha costretto a venire qui, nel senso mi ha convinto a venire qui e dare fuoco all'auto di Ibrahimovic, che tra l'altro, ragazzi, è quella lì che è un'auto molto sputtanata, ce l'ha anche Messi, vabbè. Quindi, allora, come vedete, la zona sembra libera, quindi, ragazzi, non so se Ronaldo vuole fare veramente quello che sta per fare, cioè ancora in realtà non ci ho capito niente. Bel panorama, comunque questo lo devo concedere. Però, ragazzi, vedete, queste due auto qui non mi interessano, io voglio soltanto dare fuoco all'auto di Ibrahimovic. Quindi sembra che non ci sia nessuno, possiamo metterci all'azione. Prendi subito la Tanica, metti fuoco immediatamente, gli devi mettere fuoco immediatamente a sto infame di Ibrahimovic. Vedete, ragazzi, Ronaldo quando si incazza che fa le pazzie anche lui, ecco perché quando si dice tale padre tale figlio, Ronaldo ha preso da Ronaldo Junior e viceversa, no, Ronaldo Junior è il figlio, raga, sta di niente. Quindi non ci credo che lo sta per fare veramente, cioè sta mettendo tutta la benzina che si è portato appresso. Possiamo darle fuoco?
e farle una bella foto prima e dopo, così poi la mandiamo a Ronaldo Giulio. Ciao Ronaldo Giulio, guarda che ho fatto. Dai, ci sta una foto, ragazzi, il prima e il dopo. Adesso vedremo il dopo. Vi assicuro che il dopo vi piacerà tantissimo. Sarà una cosa tipo la macchina tutta nera, piena di fiamme. Ovviamente, ragazzi, sapete benissimo che con Ibrahimovic adesso vive Jasmine, che tra l'altro c'è un rapporto un po' conflittuale tra me, Jasmine, Ibrahimovic, Belen, ragazzi, che mi ricordo è pelata, non c'è manco un capello. Non so se sta tornando Junior perché non ho le prove, ma ho dei forti sospetti, dei forti dubbi. Comunque, ragazzi, non so se mi sento pronto a fare una cosa del genere perché non sono Ronaldo Junior. Ronaldo Junior ormai queste cose le fa quotidianamente. Ronaldo, sei pronto? Ragazzi, non lo so, incitatelo un po' perché non penso che voglia fare una cosa del genere. Cioè, Ronaldo non è un criminale come suo figlio. Ok, ragazzi, non so se mi sento pronto. Forse dovrei un po' andare a indietreggiare perché... Oh, cosa? Oh, madonna che spavento, ragazzi. Jasmine, che ci fai qui? Porca miseria. No, non è come sempre. Ti prego, non dirlo a Ibrahimovic, ragazzi. Se adesso Ibrahimovic scende e se ne accorge, scatta un rissone di quelli assurdi fino all'ultimo sangue. Però, ragazzi, Jasmine la vedo silenziosa. Jasmine, ma sei tu? Oddio, raga, mi sto a spaventare, ma è lei? Sinceramente, ragazzi, non credevo ai miei occhi. Cioè, ci siamo girati tipo boom, è spuntata Jasmine all'improvviso. Pensavo fosse tipo Ibrahimovic che ci aveva sgamato. Oh, non so chi che sia, insomma. Ora stanno parlando e a quanto pare sembra che Jasmine, ragazzi, voglia tornare insieme a noi. Allora, noi abbiamo detto, ragazzi, le regole. Cioè, siamo stati chiari con Jasmine. Abbiamo detto che un'altra stronzata, ragazzi, è diciamo che sarebbe stata fuori dalla nostra vita. Tanto che, ragazzi, adesso non posso più dare fuoco all'auto di Ibrahimovic perché uno c'è Jasmine testimone e può dire sì, può dirlo a Ibrahimovic che sono stato io. E due, ragazzi, se Ibrahimovic si accorge che Jasmine è qui insieme a me, può succedere veramente il casino. Guarda, Jasmine, non possiamo stare qui. Se proprio vuoi parlarne, vieni a casa mia. Ma guarda, niente di più. Mi raccomando, perché io ormai sono fidanzato con Bren. Ma se, raga, con una pelata deve essere fidanzato io. Ma che state a dì? Che state a dì? Comunque, lasciamo perdere questa storia qui, Jasmine, perché io ormai ho deciso. Quindi, ora farebbe meglio darsela a gambe, ragazzi, prima che arrivi Ibrahimovic e diventi un casino completamente totale. Sarebbe meglio andare via. Oddio! È Ibrahimovic! Oddio, no, guarda, non è come sembra. Oddio, ragazzi, cosa ci fa qui? Vedete, raga, meno male che non gli ho dato fuoco. Mi avrebbero sgamato tutti e due. Ok, ragazzi, non so come Ibrahimovic ci ha sgamato, cioè... Meno male, perché sennò, ragazzi, avrebbe potuto denunciarci. Corri, Ronaldo, corri. Guardate, raga, in velocità, asfalto tutti. Sì, sono venuto a piedi, direte voi. Oh my god, sei impazzito, sono venuto a piedi. Sì, ragazzi, sono venuto a piedi perché sapete che casa nostra praticamente qui vicino. Non so esattamente che cosa stia succedendo. Ibrahimovic penso di averlo asfaltato un po' in velocità. Mi sta ancora rincorrendo. Chissà che cosa avrà pensato. Cioè, ecco, infatti, cioè, sarebbe successo il bordello. Meno male che è arrivata Jasmine, ragazzi, e non abbiamo potuto mettere fuoco. Forse ci avremmo fatto a mettere fuoco e scappare. La vedo un po' dura. Ragazzi, io adesso prevedo che a casa di Ronaldo succederà il casino. Non perdetevi questo video. No, guarda, io l'ho detto, guardalo fino alla fine. Corri, Ronaldo, corri. Ma quanto è lontana ancora? Dio, corri, corri. Sì, ragazzi, vi giuro, siamo arrivati a casa. Dove sono le guardie? Guardie, sta arrivando Ibrahimovic. Difendetemi. No, Ronaldo Junior. Ragazzi, Ronaldo Junior, figliolo. Vado. Ronaldo, ti sei fatto male? Ah, ma tu che botta. Volevo fare tipo... Sapete la pubblicità dell'olio cuore, no? Quello che si mette all'insalata, il tizio che fa salta così, no? Però Ronaldo non ce l'ho fatta. Ronaldo Junior, figliolo. Oh, scusa, che ragazzi, sta succedendo il battello. Lo sento che sta per arrivare. Guardie. Ronaldo Junior, è arrivato Ibrahimovic. Oddio, ragazzi, penso che devo togliere il fatto che il cancello automatico si apra da solo. Sì, io l'ho messo per comodità, ma ragazzi, penso che la devo levare sta cosa perché... cioè, vedete, questo arriva. Ecco, Ibrahimovic, ragazzi, sta dicendo di venire qui e che vuole spiegazioni. Cosa vuoi, infame? Ragazzi, c'è anche Jasmine, me l'hai raccontato adesso. Sembra in disparte, perché in disparte? Non l'avrei mica picchiata, brutto infame, vero? Attenzione, ragazzi, gli animi si stanno scaldando. Ibrahimovic sta chiedendo a Ronaldo perché siamo andati nella sua proprietà. Ronaldo sta... Non sa che dire, non ci sono scuse. Attenzione, gli animi si stanno scaldando. Non vorrei che Ronaldo e Ibrahimovic facessero le botte un'altra volta. Non per Jasmine, ma per un'auto di merda, tra l'altro. Perché, ragazzi, sì, è di merda quella macchina. E non me devi rompere, ho detto. Zitto, Ronaldo Junior scalda la rissa. Presto, aiuto. Aiuto, Ronaldo Junior. Difendimi, ragazzi, sta scattando la rissa. Guardie, anzi no, guardie, non fate niente perché sembra essere una rissa divertente. What a bomb. Una spiegazione, Ibrahimovic. Picchiatelo, vai. Rissa, padre e figlio, come che ragazzi non ho mai viste. E Jasmine lì che sta facendo? Ronaldo Junior, sei caduto da solo, ce la fai?
Ancora, il tuo Ibra, ragazzi, osa rialzarsi di fronte ai due Ronaldo. Attenzione, eccezionale, oh mio Dio. Io ve l'avevo detto di guardare il video fino alla fine, perché siamo quasi giunti alla fine e c'è una sorpresa. Come vedete siamo Jasmine e stiamo vedendo un po' il rissone. Oddio, Ibrahimovic. Che cavolo, what the fuck? Ma non andate sulla strada, cretini, vi possono mettere sotto. Oddio, madonna, addirittura. Mentre i ragazzi loro fanno a botte, sarebbe meglio spostarsi. Abbiamo già detto, abbiamo detto all'inizio del video che vogliamo tornare con il nostro Ronaldo, perché ragazzi forse abbiamo fatto un po' troppo la zozza con i Gashed. Quindi ragazzi, stavo pensando, c'è soltanto un modo per dimostrare al nostro Ronaldo che lo amiamo ancora. Oh, avete occupato Ibrahimovic? Non ci credo. Oh, occhio che ora si alza, Premo fuoco all'auto di Ibrahimovic. Siete pronti, ragazzi? Oddio, da dove ha preso quel moto? Jasmine, non farlo. Oddio ragazzi, uno. No, non ci credo, ragazzi, questa non è Jasmine, non è Jasmine, aiuto, ora tipo esplode tutto, sei pazza, ha messo fuoco anche alla proprietà di Ronaldo, questa è pazza, raga, è pazza, ma no, è saltato tutto. Ok ragazzi, attenzione, momento di serietà, stanno arrivando i pompieri. Jasmine, cosa hai fatto, ha messo anche fuoco? Addio, è infame. Ragazzi, un uomo che ti picchia non è un uomo che ti ama. Riferito alle donne ovviamente, perché ragazzi guardate la rista. Madonna, lo stanno spaccando. Madonna, Jasmine, mo. Jasmine, Ronaldo e Ronaldo Junior, ragazzi, best trio ever proprio. Ok, direi che è successo il bordello. È successo velocemente, non ho capito quello che è successo. Le fiamme stanno continuando ad alzarsi qui, ma i pompieri vogliono arrivare. Mentre chiamo i pompieri, se il video vi è piaciuto, ve l'ho detto che sarebbe stato epico a fine video. Ancora non sappiamo cosa succederà adesso tra Ronaldo e Jasmine, la situazione qui, però penso qualcosa andrà un po' meglio. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e commentate il video se vi è piaciuto, magari se siete contenti che Jasmine ha fatto sta cosa. Penso che adesso Jasmine voglia tornare con Ronaldo, Ronaldo deve dire sì, quindi ragazzi dipende da voi. Vi ricordo che in descrizione trovate le maglie ufficiali edizione limitata di Ronaldo e Ronaldo Junior fino al 1° aprile, ragazzi, quindi mi raccomando, se ancora non le avete prese correte a prendere, perché sono limitatissime e tra poco finiranno. E se volete essere salutati da me su Instagram e vedere i prossimi spoiler dei prossimi video per scoprire se Jasmine e Ronaldo, ragazzi, torneranno insieme, mi raccomando, trovate il mio Instagram qui e in descrizione. Qui Ronaldo Junior, Ronaldo e Jasmine Ibrahimovic a terra. Attenzione ragazzi, l'abbiamo steso in tresto, infame, ci ha pure aggredito. Beh ragazzi, ditemi se siete contenti che l'auto di Ibrahimovic sta andando a fuoco con i bidoni della spazzatura. Qua Magozzo ragazzi, e se beccamo ad un prossimo video. Ciao. Fiero proprio, fiero.